Siamo con il presidente Bertolucci in occasione del triangolare con due squadre di eccellenza, Santo Stefanese e Albese. Però parte il triangolare, quello che volevo chiedere intanto le emozioni di questa per lei anche di vedere la squadra in promozione. Questa è stata la prima uscita ufficiale nella nuova annata. Promozione noi c'eravamo già stati e abbiamo approntato una squadra per rimanerci. E dalle prime indicazioni di queste prime due mezze partite credo che abbiamo allestito una squadra sicuramente competitiva, perché anche al cospetto di Santo Stefanese e Albese, che sono due compagini di eccellenza, non abbiamo assolutamente sfigurato, anzi secondo me abbiamo fatto bene, meritavamo anche qualcosina in più. Una squadra che comunque anche con squadre di categoria superiore non ha avuto paura anche di farsi vedere nella metà campo avversaria. No, assolutamente no. Direi che abbiamo fatto una buonissima fase difensiva e una buonissima fase offensiva. Secondo me, ma poi lo confermerà più che me il tecnico, ci è mancato un pochettino al centrocampo, anche per il fatto che elementi determinanti come Citeroni sono rientrati appena in giornata e quindi senza allenamento, senza conoscere i compagni, e quindi da loro ci aspettiamo quel cambio di passo che ci permetterà sicuramente di fare un buon campionato. L'ultima domanda, allora, quali sono le aspettative in vista di questa stagione? Le aspettative sono quelle sicuramente di raggiungere i 40 punti quanto prima e ripeto, penso che abbiamo allestito una squadra che ci permetterà di raggiungere questo traguardo abbastanza in fretta e poi di cercare di toglierci qualche soddisfazione oltre i 40 punti. Scherzando, stiamo mettendo un po' di pressione sul mister. No, il mister lo sa, ne è consapevole di quanto gli ho chiesto. Sì. Va benissimo, grazie mille. Prego.